A tutti ragazzi, eccoci qui in un terzo video dedicato all'aspirazione di pittrice straordinaria. Ok, iniziamo subito con una bella doccia, ok, doccia riflessiva, poi mangiamo qualcosina. E iniziamo subito per raggiungere la pietra miliare di pennellata di grandezza. Ok, abbiamo già fatto le prime due, questa è la terza e cerchiamo di completarla in questo video. Sarà abbastanza semplice, nulla di non tanto complicato. Intanto ci mangiamo qualcosina. Dai, dai, andiamo a mangiare qualcosa, dai, fame. Ok, cerchiamo di massimizzarla. E una volta finito di mangiare ce ne andiamo al museo, ragazzi. Sì, avete capito bene, andremo al museo. Perché andremo al museo? Per le nostre attività. Ok, museo Muse Municipali, ovvero museo municipale. E ci andiamo anche da soli, ragazzi. Dovremmo osservare o ammirare tre dipinti che troveremo al museo. Ed è ciò che faremo, in poche parole. Ok, dai, completa i capricci per guadagnare punti di soddisfazione con cui comprare tratti premio. Ma certo, lo faremo subito. Ok, intorno al fuoco da campeggio sono possibili molte attività, rostire il cibo, cantare e quant'altro. Eccoci qua, siamo appena arrivati. Ecco qua, questo è il nostro museo, andiamo subito. Andiamo ad ammirare, perché naturalmente noi siamo delle persone artistiche che ama l'arte, quindi non osserviamo semplicemente, ma ammiriamo tutto ciò che ci circonda. Ok, ed ecco qui la nostra Simma, ok, che sta ammirando il suo quadro. Vediamo un quadro, come si chiama, scusami, possiamo sapere almeno come si chiama? Vediamo un pochino. No, non sappiamo neanche come si chiama. Va benissimo, ma mi sembra logico. Intanto Maurizio Alberghini ci passa davanti. Ok, intanto noi stiamo ammirando. Amicizia con Maurizio Alberghini. Attenzione, è una cattiva amicizia anche. Abbiamo, sembra, litigato. Ok, una conversazione abbastanza spiacevole. Come mai? Dai, riusciamo a fare qualcosa? Io non metto nulla. Addirittura un po' maliziosi siamo. Ok, attenzione, cattiva conversazione. Non è un buon uomo Maurizio. No, assolutamente. Intanto dai, continuiamo ad ammirare. Vediamo, attenzione, abbiamo fatto già le prime tre. Intanto vediamo un po', c'è qualcosa di interessante da fare? Sembra di no. Oh, attenzione, no, qualcosa di interessante effettivamente c'è, ovvero dipingere da questa parte, ma sembra che non sia possibile più di tanto, ovvero è già occupato. Bah, volevo tanto essere io a dipingere qui. Ok, se noi andiamo qua e facciamo presentazione amichevole, lasciamo questo tizio, dai, sali su. Vediamo, lascia la signora. No, non voglio con Maurizio. Ok, lei è depressa, non riesce, ma penso sia una cosa abbastanza impossibile. Tanto se ammiriamo ciò, ok, dovremmo diventare ispirati. Ok, vabbè, noi non ci interessa altro. Vogliamo semplicemente al momento tornare a casa, ovvero il nostro piccolo accampamento, dove completeremo la nostra terza pietra miliare. Eh sì, ce la faremo, ve lo dico io ragazzi, ce la faremo facilmente. Ok, vuoi raggiungere il nuovo livello di gioco? Provo a cercare il tappetino da gioco nella modalità costruisci. Wow, questa non la sapevo. Assolutamente no. Ok, intanto noi abbiamo fame e andiamo naturalmente a mangiare. Siamo però abbastanza ispirati da poterci permettere qualcosina da fare. Direi di fare un dipinto di paesaggio, ovvero stiamo all'aria aperta, possiamo dipingere il paesaggio. Ed è una cosa straordinaria, perché non l'ho fatto ancora fino ad oggi, perché non l'ho mai scoperto. Ovvero il cavalletto l'ho sempre tenuto dentro casa. Ok, intanto facciamo il nostro dipinto, vediamo cosa vogliono. Vogliono, vabbè, conseguire il livello 6 lo faremo man mano, ma completare 10 dipinti eccellenti. Ok, quindi dovremo impegnarci tantissimo. Intanto andiamo a vedere un po' cosa facciamo da questa parte. Perfetto, fa cagare, vendi subito. Ok, non diamo tempo, facciamo dipinti abbastanza classici. Perché puntare al classico, ragazzi? Perché sarà più facile per noi ottenere una qualità assolutamente migliore.
Ok, li venderemo perché ci serviranno soldi per vivere, naturalmente, quindi li venderemo e qualcosa mi dice che vedremo il livello 5 dell'abilità di pittura. Ed eccola qui, potremo fare dipinti surrealisti e dipinti impressionisti con abilità bassa, mentre quella classica e la pop art sono sicuramente di un'abilità superiore. Ok, questo lo vendiamo al collezionista, ok, non è per niente eccellente. Sì, va in bagno, cioè, non è che te lo devo dire ogni 5 secondi. Dai, e intanto poi passiamo a qualcosa di pop art, ovvero sempre grande, perché amo i dipinti grandi, devono essere belli grandi, ragazzi, sì. Poi magari facciamo qualcosa anche di medio. Intanto continuiamo con l'ispirazione, in questo modo sicuramente andremo avanti in modo molto più veloce. Infatti, come vedete, un semplice dipinto abbiamo quasi fatto mezza barra. Ok, intanto che cosa orrenda, sembra un videogioco. Videogiochi di abilità. Dai, vendi al collezionista. Veloce, veloce. Dipinto classico medio. Ok, intanto ci guadagniamo sempre qualcosina sotto. Ok, vediamo a che punto stiamo. Stiamo a 1 di 10, quindi stiamo abbastanza lontani, ragazzi. Siamo molto lontani, quindi dobbiamo impegnarci di più. Vendiamo un collezionista. Ok, intanto ne abbiamo fatto un altro. Dipinto classico medio. Dai, sì, dobbiamo proseguire con questa mano. Ok, sicuramente dovremmo ottenere il livello 6 dell'abilità di pittura, ma qualcosa mi dice che dovremmo massimizzarla, quindi dipingere non è una cattiva cosa al momento. Ok, intanto finiamo questo dipinto di Napoleone sotto forma di scoiattolo, davvero molto bello. Dipinto classico, continuiamo sempre con quelli medi. Stiamo a 3 di 10. Ok, ce ne mancano altri 7. Attenzione, livello 6 di abilità di pittura. Adesso potremmo creare dipinti classici con una spiccata abilità, nonché dipinti realisti e astratti con abilità media. Ed ecco qui quel di ciò che vi parlavo. Quindi, oh, intanto stiamo facendo un altro piccolo Napoleone scoiattolo. Perfetto, dai, vendi al collezionista. Ce ne servono altri. Passiamo anche alla pop art ogni tanto. Ehi, pop art medio. Sì, intanto abbiamo fame ed energia. Non ci interessa, noi dobbiamo ottenere altri 6 dipinti eccellenti. Siamo a 11.420 simoleon, sono tantissimi. Dai, vediamo cosa otteniamo qua. Dai, vendi al collezionista. Non va bene, non va bene. Pop art, sempre meglio. Continuiamo, vediamo cosa riusciamo ad ottenere, ragazzi. Dobbiamo impegnarci davvero tantissimo e migliorare sempre di più la nostra abilità di pittura. Ok, intanto che cos'è questo schifo? Dai, buttiamolo gentilmente. Vediamo. Grazie. Fuori uno. E fu oh, no, 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 non togliere ciò. Anzi, avvicinalo a dove stava. Vediamo, se io faccio così ritornerà di base. Perfetto. Ok, posiamo questo. Oh, è infinito, scusami. Sì, venderemo poi a un collezionista. Ok, la nostra Simo purtroppo ha troppa fame, quindi direi di lasciarla un secondo mangiare qualcosa. Sì, troppo stanca. Dopo sicuramente non otterremo i risultati che vorremmo. Quindi direi di farla riposare giusto un attimo. Ok, si sta dipingendo davvero da tantissimo tempo. Diciamo che abbiamo migliorato la nostra abilità in modo abbastanza spropositato, ovvero veramente rapidamente è stata sviluppata questa abilità di pittura e sicuramente non potremmo lamentarci con lei per nessun motivo. Intanto la lasciamo dormire per bene, dove poi libereremo la nostra vescica e cureremo per l'ennesima volta il nostro pancino mangiando qualcosina. Ok, intanto, ah, qui abbiamo un'altra doccia, ma purtroppo utilizzeremo sempre quell'altra perché ci piace particolarmente di più. Ok, dai, mangiamo qualcosa. Dai, vai, mangia, mangia, che è buono mangiare. E ritorneremo come prima a dipingere. Sì, magari un paesaggio questa volta. Ok, intanto questo lo mettiamo nella spazzatura. Vediamo un pochino. Ok, non riesco a mettere mai nulla nella spazzatura. Attenzione. Ok, perfetto. Dai, dipingi, dipingi. Vediamo cosa riusciamo ad ottenere. Ok, dovremmo ritornare, ritrovare in qualche modo l'ispirazione. Quindi dovremmo
dipingere qualcosa di eccellente, dai, vieni a un collezionista. Possiamo fare qualcosa di fiducioso, dai, proviamo con la fiducia. Intanto 5 di 10, ce ne mancano altri 5. Ok, intanto anche l'aspirazione, vabbè, prosegue avanti, questo lo sapevamo, abbiamo 11.607 leon. La pittura ci sta facendo guadagnare qualcosina. Ok, orrendo, quindi. Ok, non si guadagna praticamente nulla. Altro dipinto fiducioso. Dai, siamo a 5 di 10. Ce ne mancano 5, siamo a metà percorso, potremmo dire. Per ottenere, vediamo, la pietra miliare di pennellata di grandezza. Ok, dai. Vediamo, poi passiamo di nuovo al classicismo, ragazzi, sì. Di nuovo ai dipinti classici. Ok, dai, vendi, sperando di sempre guadagnarci tantissimo. E poi torniamo sul classico, sì, dipinto abbastanza grande anche. Oh, meraviglioso, qualcosa mi dice che otterremo un buonissimo risultato, direi. Ok, intanto artista ispirante per aver realizzato un dipinto. Ottimo. Ok, cosa ti sembra? Mi sembra un'opera d'arte. Ok, dai, vendiamola. Poi, altro dipinto classico, sempre grande, però non era eccellente. Sai che noi vogliamo le cose eccellenti, quindi cerca di impegnarti. Miglioriamo anche questa abilità, magari la portiamo al livello 7, che sicuramente ci aiuterà tantissimo, e noi lo sappiamo. Dai, dai. Vediamo un pochino, magari se passiamo a ispirati sarebbe anche meglio. Ma non credo che passeremo facilmente a ispirati. Dai, vendi a un collezionista. E magari sì, però. Dai, andiamo sulla doccia riflessiva. Ok, sperando di non prendere disagio, ma ottenere ciò che vogliamo, ovvero l'ispirazione. Vediamo un pochino cosa ci esce, cosa ci esce. Ispirato, perfetto, è ciò che volevamo, in poche parole. Vediamo adesso cosa riusciamo a ottenere su un dipinto classico medio. Dai. Come potete ben vedere, già la barra fa vedere che è tutta un'altra storia adesso. Ed è, con Amicona abbiamo anche un potenziamento di ispirato. Ottimo, vediamo a livello successivo, livello 7 di pittura, dove potremmo... dipinti pop art con spiccata abilità e dipinti surrealisti e impressionisti con abilità media. Ok, quindi possiamo puntare anche alla pop art in questo momento. Ecco qui, vendi a un collezionista, vedete come cambia tutto in poco tempo? Dai, vendi, intanto fame. Andiamo a mangiare qualcosina perché siamo estremamente affamati. Ok, direi di passare a pop art, sempre medio. Ok, mantieni l'ispirazione, mi raccomando, ecco qui. Manteniamo l'ispirazione perché è come oro, ragazzi, è come l'oro in questo momento. Ok, tanto buttiamo questa robaccia e vediamo un po' se riusciamo a ottenere un altro capolavoro da essendo ispirati. Vediamo un pochino. Oh, sembra davvero bella. Vediamo un po', c'è questa specie di ritratto di fumetto, potremmo dire. Ok, dai, vieni a un collezionista. Come vedete abbiamo fatti due di seguito. Poi dipinto di popa. Ah, non siamo più, attenzione. Vescica. Ok, direi di mandarla a dormire perché sarà forse la migliore cosa che faremo adesso. Ok, dai, lasciamola andare a dormire. Riposiamo, poi dobbiamo recuperare un po' la socialità. Perché, ok, la fiducia non ci porta avanti. Tanto si è svegliata quando le ho detto di dormire, ma fa il libero arbitrio, fa ciò che vuole. Ok, dai. Mangia e torna a dormire. Cioè, non era abbastanza affamata da dire, cioè, ti combatto. Cioè, realisticamente, sono troppo affamato per non dormire. No, avevi abbastanza fame. Cioè, la barra della fame era abbastanza piena, al punto che non eri obbligata ad andare a mangiare e a mettere, come sempre, tutto a terra. Ok. Tanto... mangiamo l'ennesimo piatto. Poi magari le diciamo di ripulire qualcosina. Ok, oh, tristezza. Ecco, la tristezza non ci serve. Non ci serve per niente. Intanto, scusa, potresti ripulire? Grazie mille. Ok, sei felice. Ma qualcosa mi dice che puoi ritornare triste in poco tempo. Da questa parte vediamo Gabriele De Luca, dove potremmo fare una presentazione abbastanza divertente.
ok, per toglierci il senso di tristezza. Ok, con una presentazione divertente tutto cambierà. Ok, andiamo tutto su... Dai un abbraccio fraterno. Attenzione, scusi della teoria del colore, ma più che altro direi di fare qualcosa di buffo, tipo barzelletta toc toc. Ok, ci siamo, un po' di recupero. Dai, dobbiamo portare la società un po' più avanti, però dai, condivide idee creative. Ok, possiamo rallegrarlo, possiamo... non lo so. Dai un colpo fraterno. Ah, va benissimo, condividi idee creative. Possiamo fare un complimento sincero, poi rallegrarlo. Possiamo barzelletto sui pinguini, possiamo parlare di arte. E fai un'imitazione. Ok, intanto è anche lui un amicone come noi, buono anche, abbiamo scoperto. E ci siamo fatti una buona amicizia, grazie, molto gentile. Intanto ripassiamo una doccia abbastanza... sì, riflessiva, dove otterremo la nostra ispirazione abbastanza potenziata. Ed ecco qui, intanto ritorniamo su dipinti classici medi. Ok, sì, è tutta un'altra storia, ragazzi, è tutta un'altra storia. Vediamo un pochino, intanto questa parte che cos'era? Ok, l'abbiamo anche persa, non ci interessa. Vediamo un po', ragazzi, dobbiamo completare gli ultimi tre dipinti. Eccellenti. Intanto ci fanno pagare anche le bollette. Le bollette per cosa, ragazzi? Cosa paghiamo di bollette? Per noi c'è la... potete staccare. Probabilmente l'acqua pagheremo. Cioè, il rifiuti anche. Cioè, la spazzatura comunque dovremmo pagarla. Pop art sempre meglio. Ok, quando siamo ispirati riusciamo facilmente a ottenere dipinti eccellenti, quindi noi ce ne andiamo avanti con l'ispirazione che ci sta portando davvero avanti. Dai, completiamo anche il porcellino volante, perfetto, vendi. E l'ultimo, ragazzi, vediamo un po' se sarà l'ultimo naturalmente. Andiamo questa volta con uno grande. E intanto abbiamo bisogno di liberare anche i nostri bisogni. Vediamo un pochino intanto qua cosa riusciamo ad ottenere, sperando nel bene naturalmente. Vediamo un pochino, vediamo. Attenzione, abbiamo perso l'ispirazione, siamo diventati fiduciosi all'ultimo istante. Vediamo, la fiducia comunque ci fa andare avanti. Ed ecco qui, pietra miliare di pennellata di grandezza completata, ragazzi. Adesso ci manca semplicemente pittrice straordinaria, con completare 5 capolavori e conseguire livello 10 di pittura. Mamma mia, non è proprio semplice. Ok, intanto veniamo questo collezionista, andiamo in bagno, andiamo a mangiare e andiamo anche a vendere, cioè a pagare le bollette. E ragazzi, beh, io direi che per quest'altro video è tutto. Ci vedremo nell'ultimo video, dove completeremo quest'ultima aspirazione, cioè completeremo l'aspirazione con l'ultima pietra miliare, ovvero pittrice straordinaria. Ok, intanto noi ce ne andiamo a mangiare e direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo, arrivederci.